Nessuna marcia indietro sul regolamento del bagno comunale. Gli ombrelloni vengono affittati solo ai nuclei familiari. È l'amministratore unico della Pietrasanta Sviluppo, Claudio Viviani, a fare chiarezza dopo che il sindaco Alberto Giovannetti aveva detto di introdurre un'autocertificazione per consentire a più nuclei familiari di prendere l'ombrellone in condivisione al bagno a Pietrasanta. Viviani, che ha dato le dimissioni dall'incarico che ricopre dal 2015 per divergenze con l'amministrazione, ma che resta in carica fino all'assemblea dei soci del 19 giugno, ha confermato le regole rigorose anti-assembramenti applicate fino ad oggi, che avevano destato malumori fra i tanti clienti storici dello stabilimento che hanno rinunciato alla tenda al bagno comunale e che in alcuni casi si sono rivolti al sindaco per chiedere una soluzione. La linea è la stessa, cioè nel senso che fin tanto che non c'è una regola diversa a livello regionale o nazionale, la regola resta ferrea, resta quella lì. Ritengo che, come al solito, non c'è condivisione nel confronto fra Pietrasanta Sviluppo e Comune di Pietrasanta. Lo dimostra il fatto che quello che ha detto il sindaco non è stato condiviso né con l'amministratore né con i sindaci revisori. Il comune è socio unico della Pietrasanta Sviluppo, che oltre al bagno comunale gestisce la sosta a pagamento, le affissioni, le mense scolastiche. Nell'assemblea del 19 giugno saranno rinnovati, oltre all'amministratore unico, anche i membri del collegio dei revisori e la carica di revisore legale in scadenza.